Coronavirus di Roberto Piomini. Che cos'è che in aria vola? C'è qualcosa che non so? Come mai non si va a scuola? Ora ne parliamo un po'. Virus porta la corona, ma di certo non è un re e nemmeno una persona. Ma allora che cos'è? È un tipaccio piccolino, così piccolo che proprio per vederlo da vicino devi avere il microscopio. È un tipetto velenoso che mai fermo se ne sta. Invadente e dispettoso, vuole andarsene qua e là. È invisibile, è leggero e pericolosamente microscopico guerriero, vuole entrare nella gente. Ma la gente siamo noi, io, te, tutte le persone. Ma io posso e anche tu puoi lasciar fuori quel briccone. Se ti scappa uno starnuto, starnutisci nel tuo braccio. Stoppa il volo di quel bruto. Tu lo fai e anch'io lo faccio. Quando esci, appena torni, va a lavare le tue mani. Ogni volta. Tutti i giorni, non solo oggi, anche domani. Lava con acqua e sapone, lava a lungo e con cura, e così se c'è il birbone, va giù con la sciacquatura. Non toccare con le dita la tua bocca, il naso, gli occhi, non che sia cosa proibita, però è meglio che non tocchi. Quando incontri della gente, rimanete un po' lontani. Si può stare allegramente senza stringersi le mani. Baci e abbracci? Non li dare. Finché in giro quel tipaccio, è prudente rimandare ogni bacio ed ogni abbraccio. C'è qualcuno mascherato, ma non è per carnevale e non è un bandito armato che ti vuole far del male. È una maschera gentile per filtrare il suo respiro, perché quel tipaccio vile se ne va da meno in giro. E fin quando quel tipaccio se ne va dannoso in giro, caro amico, sai che faccio? Io a casa mi ritiro. È un'idea straordinaria, dato che è chiusa la scuola, fino a che fuori nell'aria quel tipaccio gira e vola. E gli amici, e i parenti, anche in casa stando fermo, tu li vedi e li senti. State insieme sullo schermo. Chi si vuol bene può mantenere una distanza. Baci e abbracci, adesso no, ma parole in abbondanza. Le parole sono doni, sono segni da mandare, perché sono segni buoni a chi noi vogliamo amare. Io, tu e tutta la gente, con prudenza e attenzione, batteremo certamente l'antipatico birbone. E magari, quando avremo superato questa prova, tutti insieme impareremo una vita saggia e nuova.